forse l'integrale si calcolava meglio utilizzando ancora la variabile t, quindi la lunghezza dell'arco è data da questa espressione in t dove ho lasciato dx, però ricordando che t è uguale alla x, differenziando entrambi i membri e sostituendo e alla x con t, posso esprimere il differenziale di x in funzione del differenziale di t, dt su t. Entrambi i differenziali sono positivi, questo perché la funzione e alla x è monotona, quindi all'aumentare è monotona crescente, quindi all'aumentare di x aumenta anche t. Il fatto che entrambi i differenziali siano positivi, cioè che dt abbia lo stesso segno di dx, fa sì che non dobbiamo invertire gli estremi di integrazione dell'integrale definito. Vado a sostituire dx con dt su t, quindi ottengo questa espressione da integrare: o integro la x tra meno a e 0, o integro in t tra e alla meno a, quando x è uguale a meno a, e alla 0 quando x è 0, quindi e alla 0 t uguale a 1. Quindi i nuovi estremi di integrazione in t sono e alla meno a e 1. Cerco quindi una primitiva e prenderò quella con costante di integrazione nulla, ecco il senso di i0, la primitiva con costante di integrazione nulla, che poi calcolerò tra meno a e 0 in x o tra e alla meno a e 1 in t. Quindi faccio questo integrale indefinito, it, integrale di risoluzione immediata, perché è l'integrale di dt, è l'integrale di t alla meno 2 dt. Quindi questa è la funzione primitiva al variare di c, quindi la famiglia di tutte le primitive, cioè l'integrale generale, l'integrale indefinito. Prendo la costante nulla, quindi prendo la primitiva t meno 1 su t, la vado a calcolare tra i due estremi di integrazione e alla meno a e 1. Dopo i calcoli ottengo la lunghezza dell'arco e alla a meno e alla meno a, lo stesso calcolo che abbiamo visto prima, che fa 2.